che la sera si andava in libro uscita. Andando in libro uscita ci sono due episodi che non li posso raccontare, perché non è che registriamo che abbiamo fatto il sesso col prete. Non so, dipende se lo vuoi dire, a me me l'avevi raccontato. Ho capito. Però dipende che se lo vuoi dire nel libro. Nel libro, va bene. È una tua storia. Devi diciamo, io una sera esco nel libro uscito, vado lì, esco dalla caserma, vado per andare in centro proprio lì a Cervignano. Perché non è che lì si mangiava, però non è che, capito? Cazzo, si mangiava poco. Cos'è? Chiami Do, ciao. Non basta guardare, aspetta, prego, cazzo. E allora, va bene, vado lì. Esci dalla caserma, libero uscita. Guarda, il libero uscita, trovo questo qua, dice, vestito da borghese, qua, là e tutto, non so se poi era una cosa, avevo visto che era prete, dico, non so, può essere che era prete o non era prete, no? Ah. Capito, una cosa del genere, però avevi il cerchietto, non so. E andiamo, dice, bravo, mi piace, a me la divisione a folgore, sai, perché qui, sai, la cosa dei paracadute, vabbè. Dico, ah sì, dice, hai mangiato, sì, dico, ho mangiato, però, mi fa, andiamo a mangiare una pizza, guarda, dico, questo è scemo, una pizza, dico, mi paga la birra, dico, sì, se vuoi, dico, mangio una pizza, birra, sai, questa qua, riparliamo, andiamo vicino alla stazione, poi, mi fa, ti posso dare un bacio, dico, un bacio, e sì, dico, se baciare sulla guancia, questo vuole baciare in bocca. Dico, no, dai, poco. Dici, dai, ti do 1.000 lire. Cazzo, 1.000 lire, questo è pazzo, mi prende per il culo. Dico, ma scusa, tu lei dà un bacio in bocca a me e mi dà 1.000 lire. Dice, però, dice, sei bravo, sai, qua lì, che era bello, hai visto com'era. Dico, no, ma non credi che mi dà. Dico, dammi 1.000 lire. Poi mi ha dato 1.000 lire, io me la sono messa in mezzo alla mano, capisci, la stringevo così, e al buio, e questa mi dà un bacio, non so come via col vento, non so se... Sai, via col vento, l'amore, dico, cazzo, questo primo bacio, secondo bacio, dico, oh, me l'hai dato 5, me l'hai dato 5.000 lire, però, vabbè, ho 1.000 lire, via, dico, cazzo, 1.000 lire, e vabbè, mi accompagni in casa, baciato, qui sempre si pensava che l'età uorta, dico, non si ricorda che arriva, vabbè, e me ne vado. Questa 1.000 lire, io già vai a impazzire, perché di cazzo, c'ho 1.000 lire, come cazzo faccio? Non sapevo dove metterlo in casa, ci vediamo giovedì, comunque, ci ritroviamo giovedì, insomma, ci troviamo giovedì, andiamo a mangiare la pizza, cosa vogliamo? Beh, arriva la sera, questo mi fa la stessa domanda, ma diversamente. Dico, no, addirittura, mi servono. Dice, ma io sai, dico, ma io sai, a me piacciono le donne, sai, no? Dice, ma sì, tanto, vabbè. Ti dà 5.000 euro? No, 5.000 euro, ma non mi dai 10. Dice, sì, però, comunque, vabbè, 10.000, facciamo tutto che dobbiamo fare, 10.000, quando ho visto 10.000. Sono svenuto, ho detto io non so. Insomma, siamo andati a finire con 3-4 volte così e avevo messo 40-50 mila da parte. Che al tempo erano un casino, la Madonna. E quanto è paragonabile oggi, secondo te, più o meno? 10.000 euro? 5.000 euro? Di più? Ma che cazzo dici? Di più? Ah, 10.000 lire? Euro. 10.000 da allora? Saranno stati, non so, 50. No, 50.000 euro. Erano tanti, adesso non li so bene, però. Però male... ma erano tanti. Comunque faccio uno sbaglio. Faccio uno sbaglio che questi soldi li avevo lì in caserma. Un giorno vado alla posta, dico, cazzo, li mando a casa mia, perché sai, casa mia. E dove li tengo? Se no a casa mia stanno morendo di fame, figuriamo per averci due lire. Li mando e. Rimando a casa mia questi soldi, mia madre li prende e comincia a sospettarmi, dice, come cazzo fa questo qua a mandarmi questi soldi, figuriamoci, questo qua va a rubare, va a fare le rapine. E allora va alla casa mia Gabriele, mi fa la denuncia mia madre, dice, sì, dice, maresciallo, ma scusa, mio figlio mi ha mandato 50.000 euro da Treviso, fa il militare,
80 lire al mese, cioè, quanti cacchiavi? Allora, o al giorno, non mi ricordo, 80 lire alla settimana mi sembra, no? Non mi ricordo bene. Allora dice, cazzo, dice, no, non è giusto che arrivino questi soldi, così, così. Il signore, dice, possibile. Dice, no, dovete indagare, che cacchio, proprio mia madre. E allora, dopo un mese, arrivano i carabinieri in caserma. Dicono, scusami, chiamate Leon di Lerno. Chiama, maresciallo, mi chiama, dice, Leon di Lerno, sto contento, è preso andarsi in fuori. Cosa c'è? Dice, oh, dice il maresciallo. Come hai fatto? Qui mica ti pagano così bene. Come hai fatto a mandarti i soldi? E quali soldi? Io credo, dice, guarda che tua madre ha detto così, così, così. Dico, no, possibile, come si fa? Negato, e io negavo, dico, è possibile. E allora gli ha regalato uno, quell'altro maresciale andava a dire, dice, a me non mi ha regalato un cazzo nessuno, come mai che non mi fai regalare a me 10.000 lire? Dico, no, ma, e poi dico, me l'ha regalato uno, un prete, non so cosa dice, se era prete o no, perché ho. Oh. E allora dice, ma dov'è questo biscotto? Adesso lo vedo giovedì. Dice, allora, giovedì, andare lì, lo vedi, prende con questi due carabinieri, vai lì, fai questo. E dico, va bene, vado lì, dico, senti, è successo questo. Dice, no, ma veramente, hai fatto bene, ma tua mamma, cosa sia? Cioè, sì, il fatto è che lì adesso ci sono due persone che vogliono sapere se effettivamente me l'hai dato tu stesso. Questo è un po' di scazzo. Orrone, sapessi, va bene, questi arrivano e gli dicono, sai, lui dice, sì, l'ho regalato io, lui gli dice, perché? Dice, perché l'ho regalato io, che era povera compagnia, beh, e poi basta. Ah, quindi si è chiusa così la cosa. E si è chiusa così. E tua mamma si è tenuto i soldi. Non li ho visto bene, è logico se li ha tenuti, così la soldi non li ha tenuti. Scusa, me l'hai regalata a me, certo. Qui, mica c'era niente di strano. E qui si è chiusa la vicenda. E si è chiusa la vicenda questa cosa qua.